Ma il primo giorno le difficoltà ci sono, perché questa è una postazione provvisoria che noi teniamo quantomeno quello che ha detto il comune fino a settembre. Poi a settembre dovremmo ritornare nei nostri posti. Le difficoltà c'è, perché comunque sai, la bancarella, il discorso capito, che te ogni banco, ogni 4 metri dovreste stare due persone, dovrebbero stare due persone. Devi servire un cliente alla volta, devi avere l'igienizzante, i guanti, il cliente che deve venire la mascherina e i guanti, perché non può toccare la merce se non hai i guanti. È un lavorare diverso, per noi è una novità, però nell'emergenza ci sta. L'importante è che ecco, il comune ci ha dato una mano per riaprire, tanto è un buon passo quello che ci ha fatto fare, capito? Questo primo giorno? Beh, il primo giorno serve anche per vedere la postazione, non è che potevi pretendere di lavorare oggi, però magari uno se si organizza, già domani è migliore, nel senso, perché già sappiamo la nostra postazione, come mettere i banchi, anche per la distanza ai clienti che viene a comprare, imparare alla gente, perché qualcuno è venuta senza guanti, quindi ho detto no, c'ho dei guanti per i clienti nuovi. Praticamente è un lavorare diverso, chiaro, non posso nascondere che dirò 3 mesi fa non lavorerai mai come 3 mesi fa. Piano piano si cerca di rientrare nel discorso del lavoro normale, non ci arriverà, però quantomeno a imparare alla gente come si deve comportare, perché comunque non è che mi tutelo io, ma voglio che il cliente si tuteli, perché comunque sia io lavoro, non è che voglio. Il fatto di dividere tra Corso Mazzini e Piazza Roma le bancarelle. Ecco, io lì sono dispiaciuto, perché ti spiego, io all'inizio quando c'era questo spostamento sapevo che comunque qualcuno ci andava a rimettere, capito? Che potevo essere io o poteva essere loro, però loro sicuramente vengono penalizzati, perché il mercato è diviso in 3 parti, 4 parti, quindi abbiamo lato Corso Mazzini, lato davanti al Tribunale, via Castelpidardo e le due piazze. Sicuramente era più omogeneo concentrare tutto questo, perché comunque dietro quei banchi là c'è le famiglie, non è che c'è i colleghi, non è che qui deve prendere il vantaggio qualcuno, dobbiamo comunque essere tutti uniti. E secondo me adesso, per carità, poi può darsi pure, capito, che lavorano come me auguro, che lavorano anche loro, però io, siccome che ho 40 anni che sono qua, capisco che dividere il mercato così all'inizio quantomeno viene penalizzato. Poi è chiaro che ognuno sa i suoi clienti, i primi giorni i clienti sono sballottati, nel senso non si riesce a vedere, però una volta che sai che sei qua si ritorna a lavorare qua tranquillamente. Qui almeno un po' di gente c'è, perché c'è il mercato dell'erba che raccoglie un po' di gente, però vi sentite se eravamo tutti insieme era meglio. Vi sentite un po' penalizzati voi che siete rimasti qua in Corso Mazzini? Tanto è questo lavoro strano, c'è cioè, due giorni lavori e due giorni no, però bisogna stare alle regole, poi riaprire il banco dopo tanto tempo, che sensazione è stata? A me è ottima, perché mi sono rilassato 5 kg. No, va bene, speriamo tutto bene, che si risolva più presto la situazione. Movimento si è visto? Poco, però tanto si sa, abbiamo giorno. Dice a mio nonno, te dovevi accontentare. E poi accontentare, perché sennò se non apriamo più. Lasci andare. Si doveva aprire o adesso, se no era troppo adesso, tardi. Adesso no, dopo. Ma guarda che già parecchia gente lascia andare, però già è anche troppo in là, quindi. Peraltro è stata una necessità dal comune, per dettata dalle indicazioni della regione, no? E per favorire probabilmente anche un allungamento dei negozi, perché Corso Mazzini sta all'interno di un'attività commerciale in sede fissa, per cui chi fa la coda fuori da un negozio per poter entrare avrebbe fatto poi coda all'interno del mercato. Questo io l'ho letta così, spero che sia così. Per il resto, come il primo giorno è servito se non altro a ritornare a una pseudo normalità che non ci sarà più per il momento. Per quello che mi riguarda vedo le persone un po' o impaurite o comunque sia abbastanza distaccate da quello che era, no, la socialità intesa all'interno del mercato. Io sono stato contento di rivedere le persone con cui avevamo interrotto un percorso lavorativo, sicuramente anche loro sono state, cioè, gesti di solidarietà anche da questo punto di vista, perché la gente aveva bisogno della presenza del mercato, no?
che per tanti anni è stato in questo punto nevralgico della città. Per cui, per quello che mi riguarda, è stato un giorno positivo, ovviamente, sperando che la situazione si possa regolamentare prima possibile, questo un po' per tutti, e che vada via questa paura, perché la cosa più grossa è che questo nemico noi non lo conosciamo, se non di, per chi direttamente ci è capitato. Per cui, ecco, diciamo che è stato un giorno positivo, un giorno di speranza, possiamo dirlo così.